Allora, il mio impegno come attivista, se posso definirmi come attivista, è nato alle elementari, banalmente, perché le mie maestre in realtà di scienze, mi hanno detto con un sacco di giri di parole, il mondo sta per finire a rallenti. Quindi sul momento c'è stato anche un po' di trauma, onestamente, non per tutti allo stesso modo, per me c'è stato. La prima cosa che ho pensato è, nella vita io voglio fare l'artista, ma dedicare questa arte, se si può definire arte, cercare di comunicare il cambiamento climatico. Allora, le vernici che uso i murales, ma anche su sculture e tele, la sto usando un po' in tutti i mezzi ultimamente, si chiama Airlight ed è una vernice fotocatalitica. Sì, fotocatalitica, che vuol dire che rende le polveri sottili, comunque gli inquinanti dell'aria, dei sali inerti e quindi inefficaci. È un effetto che dura decine di anni e pulisce l'aria di base. I colori che scelgo per realizzare questi murales o comunque le sculture e le mie opere in generale sono colori molto forti, molto brillanti e spesso mi è stato detto che disegno come se fossi una bambina, diciamo. Però sì, scelgo questi colori molto brillanti perché sia secondo me, ma anche secondo molti studi, comunicare il cambiamento climatico come messaggio di terrore non funziona. Non fa leva sulle persone e non spinge le persone ad agire, ma spinge le persone a chiudersi a riccio e pensare, ok, questo problema è troppo grande, riguarda 8 miliardi di persone, io non posso farci niente e non agiscono. E molto meglio invece dare un messaggio di speranza, cosa che concretamente può esserci, cioè siamo ancora in grado di mitigare il cambiamento climatico se agiamo concretamente nei prossimi 7 anni. Quindi è questo che voglio comunicare un po' di speranza e sono messaggi contrastanti, chiaramente, perché comunicare catastrofi terribili con colori super brillanti dà un po' di contrasto, ma spero che il messaggio passi, insomma. Ho passato 2 anni facendo ricerca per la mia tesi, cercando di scoprire tutto quello che succederà se non riusciamo a trattenere la temperatura entro 1,5 gradi. È una catastrofe di una portata allucinante, eppure non la percepiamo come tale. Quindi ho studiato per far sì di comunicare questo problema così astratto nel modo più concreto possibile. E quindi ho anche speranza perché so che possiamo farcela. Non andrà a finire bene, però io voglio essere dalla parte della storia di quelli che ci hanno provato. E ci sono 100 soluzioni efficaci che si chiamano Project Drawdown. E è una meta-analisi di tutte le proposte economicamente fattibili, scientificamente approvate. Le soluzioni le abbiamo. Sono difficili da attuare queste soluzioni, sì, però ci sono e penso che bisogna guardare la scienza e attuarla e smettere di pensare che non ci sia un consenso scientifico sulla cosa. C'è e bisogna seguirlo in modo testardo e senza compromessi.